Il venerdì dalle 18:30 su Radio Futura New Generation. I 3x3. Musica, notizie, ospiti e interviste, scherzi telefonici, dediche, freddure e... E in più, pizza e birra a soli 10 euro. Se è mo' il caffè, lo offro pure io. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti, siamo in diretta, puntualissimi, perché io ero qui da un'ora e mezza fa proprio per iniziare questo programma. Saluto il nostro grandissimo regista, Mr. Danny, DJ, grazie. E soprattutto i nostri speaker, Mr. Tony, dopo tanto tempo che sono ritornato, che bello, che bello. Grande richiesta, avevamo ma io abbandono la radio, da tutto il mondo. Tu devi sapere che la radio ormai non posso farla più. Perché mi massaggi la spalla? E poi il grande Vito! Mi fai parlare un attimo? Vai, ma si sente la voce nel ricordo? Io non mi sento in cuffia, sinceramente. Adesso mi sto sentendo piano piano. Ok, adesso siamo in diretta, che bello. Ma vaffancuffia. Ciao, Vito, finalmente ci conosciamo. Mi hanno parlato molto male di infatti, te, quindi volevo sapere come. Ora sai che brutta persona sono, ora vedrai. Che bello, che bello. Tu sei di? Hai detto? Di Palo del Colle. Ah, Palo del... Senti, ma se ti dovessi dire un frutto con la R, vai. dai. Recachina. Comunque, che cos'è? Articolo... Che cos'è? Oggi che giorno è, dai? Oggi, io ho lasciato venerdì 17, è poi siamo andati al 31, al... Una fortuna pazzesca per queste dirette. Comunque sì, venerdì 7, questa volta non c'è il 17, okay. Però senti, sono venuto io in radio, c'era l'allerta meteo, quindi ovviamente se si mette a diluviare è colpa mia, giusto? Assolutamente sì, assolutamente. Senti, ma io voglio sapere qualcosa di Vito, perché insomma mi piace. Cosa vuoi sapere? Ho già detto tutto nelle scorse puntate. Ok, chi se ne frega? No, io voglio sapere oggi. Ok, allora il programma si conclude qui. Ragazzi, alla settimana prossima, ragazzi. Volevo salutare il regista. Ciao, Dindon Dandy, da quanto tempo? Ma quanto sei bello? Ma qua, no, da cosa sei? È Mr. Dindon Dandy. L'abbiamo promosso, capito? Poi adesso abbiamo stravolto i ruoli in radio. Tu lo sai che adesso al mio 3 vai. Vai, 1, 2, 3, ole, va benissimo. Adesso c'è qualcuno che conta un po' di più. E chi è? Salutiamo gli amici ascoltatori da casa. Dai, salutiamo. Senti, ma io sono diventato responsabile, lo sai? Sì, di cosa? Di niente, ok. Dai, salutiamo gli amici che ci sono venuti a trovare. Volevo salutare anche gli amici che ci ascoltano dall'auto. Perché si sono sintonizzati sui 98.5. No, ragazzi, cambiate canale, forza, cambiate canale. Vito, ma sì? Volevo dire, non mi ricordo. Ok, potete andare anche sul sito ufficiale www.radiofuturastation.it per ascoltarci e guardarci in diretta streaming. Sì, ma io voglio sapere. Ricordato? No, vai, dillo. Ok, lo diciamo. Io voglio sapere chi l'ha fatto venire in radio, per favore. Lui. No, io non faccio venire nessuno. Che bello. Poi parliamo di con le freddure, ecco. Comunque, c'è la sagra, mi raccomando. C'è la sagra. Vi ricordo anche il servizio WhatsApp al 342-0084-396. Non mandate i messaggi. E andiamo con la prima song, ovvero Calvin Harris e John Newman con Blame. Il grande John Newman, giusto? Che cosa vuoi? Il nostro regista. Il grande dei grandi! Si spaventa. Il grande John Newman, la voce di John Newman. Scusa, con Raffaele. Calvin Harris. Ok, comunque io vorrei mandare in diretta quello che ha detto il nostro regista. No. Ma chi è questo? Questo qua. Ma no, scusami, tu non conosci uno degli speaker più importanti e famosi? Ho detto Mr. Scatta, dimagri. Tu hai presente Albertino e Linus? Non c'è niente. Al numero zero c'è lui. Sì, è vero, noi siamo stati olio della diretta di Radio Futura. Noi siamo Raffin C e Mr. Tony, nonché speaker ufficiali di Radio Futura. Ma senti la musica, fai il vocale, sai, fammi. No, ma mi mette disagio, io non so se ce la faccio fino alla fine della puntata. No, io mezz'ora, poi vado via. Allora, io... Ah, ok. Io intanto chiederei al nostro regista di andare un attimo in diretta, perché è una richiesta da fare. Ok, dai, che cosa... Mister Danny, ci sei? No, ho bisogno della... Senti, non è che stai di nuovo a comprarle con su Amazon? Allora, come settimane siccome, fa? Lo sapevo. Siccome io il vocalist vero l'ho imparato non da lui ma da lui. Cosa dice il vocalist in discoteca quando deve dare la carica? Dai, no, sentiamo, tutti con le mani in piedi. te l'ha detto lui, vero? L'ha detto lui. No, vabbè, sei obbrobrioso, guarda. E non dico mica Mr. Tony. Ma io non sono mai stato un vocalist, sono un grande vocalist. Un grande vocalist. Ma lui ti ha insegnato o ti ha imparato?
mi ha imparato. Imparato, è ovvio. Diciamo che insegnare significa lasciare il segno, quindi insegnare. Ma imparare significa... Vito, ma tu sai una cosa? Lui è un attore, eh? Noi stiamo recitando, sai dove? Stiamo recitando all'oratorio e lui fa la parte del balbuziente. Che incredibile. Fai la bella parte del balbuziente. Ma non c'entra niente. No. Senti, quanto manca a Natale? Boh, non lo so. Il regalo me lo fate? Beh, questo è il primo giorno che lo vedo qua in radio. Già vuole il regalo, non ho capito. E meno male che ti ha chiesto il regalo. Infatti. Perché se ci fai selfie, giovane, scusa. Capito, cioè, voglio dire. Comunque anche tu sarai attore tra poco, eh. O meglio, noi saremo attori, però a proposito di attori, volevo salutare in diretta la Tracer Production. Ah, che ciao Tracer. Perché sono fedeli ascoltatori. Ma per caso ho salutato la Tracer Production? Sì. Una delle, proprio, se non lo fa mille volte. No, io non voglio assolutamente, non siamo qui mica a pensare che lui lo faccia apposta. No, cioè. Assolutamente, anzi, voglio dire, dopo il grandissimo successo di Hell Inside, ultima per produzione caso di prodotto Tracer dalla Production. Ma per caso, giusto. Quindi voglio dire, se avete ma per caso tu recitavi, no? Assolutamente sì. Senti, ma alla fine i soldi li avete presi, no? Guarda, no. Dalla cassetta delle offerte. Ah, ok, come al solito. Vito, senti. Dica. Senti, ma cioè, io voglio sapere una cosa da te, no? Balbuziente sono io comunque. Senti, mi sto un attimino pulendo il naso in diretta. Sì. Okay. Sicuro, tu sai che è un naso abbastanza grande. Senti, ma tu e Raffaello, più il naso che tu e Rappi, come vi trovate come coppia? Chi è? Fa l'uomo? Ma su... non lo so. Su di noi? Nemmeno una nuvola. No, ci metti in imbarazzo, non puoi farmi queste domande perché sono argomenti un po' imbarazzanti. Vabbè, comunque voglio dire io. Qui si mandano messaggi. No, tu devi sapere una cosa: che noi abbiamo lavorato per 4-5 anni insieme. L'unica cosa che faceva è rimorchiare su Facebook. No, io tengo i contatti, faccio il PR, quindi è doveroso salutare PR. Gli ascoltatori. Ah, per caso devi salutare Giovanna, per caso? No, assolutamente. Devo salutare Giovanna. PR. Salutiamo anche Mia from Indonesia, perché lei ci ascolta. Mia si chiama. E ho detto che Mia is like mine, cioè significa. No, ma non fare l'artista. Comunque, no, non è vero, ci ascoltano dall'Indonesia, anche se tardissimo lì, di notte, lei non c'è da fare un... E allora ci ascolta. E saluta la in madrelingua, no? Hi Mia, you're listening to 343. Ma e quanto sarebbe... è sexy sto ragazzo. Basta. Quando parla di ragazzi. Radio Futura New Generation. Devo andare un attimo in bagno, arrivo su. Ok. Mi scappa dato? Sì, sento dell'umidità nell'aria, ragazzi. A proposito di umidità, Siccome umidità. Siccome è cambiata l'umidità, cambia anche la lingua in genere, tipo il sardo. Non so se conosci Aldo Giovane Giacomo. Certo, ecco, assolutamente. Franco, Scataferro, eccetera. Noi dovremmo instaurare una nostra sorta di linguaggio radiofonico, Ok, quindi quando diciamo Franco... È arrivato Rocco! No, non è arrivato. Comunque sia, io volevo anche salutare e ringraziare la pasticceria Ancona che la scorsa volta ci ha portato i pasticcini. Sì, io non c'ero, giustamente. Manco io, c'ero. E sono arrivati i pasticcini. Senti, ma poi volevi... Ma per caso poi volevi... Volevi salutare per caso la Tracer Production? Sì, salutiamo la Tracer, ma salutiamo anche Ciccio che non è qui. Ah, ciao Ciccio! Dov'è? Mettiamo la musica, che dici? Sì, mettiamo la musica perché il nostro DJ sta degenerando. E siccome oggi ho rispolverato nella sezione anni 90 un Madonna, brano quanto è bravo sto ragazzo. Volevo ascoltare Web con... No, ma questo è Cesare Cremonini. Con Cesare Cremonini. Sto scherzando. Ma io voglio il nostro regista in diretta, ti prego. Sì, no, io sto lasciando il posto a lui. Comunque, from 90, dagli anni 90. Ma non a Cesare Cremonini con il Luna Pop all'epoca, ma adesso singolo. Paste cialche. Ti togli i problemi. Vai, canta. Ma quanto è bello andare in giro con Vespino a fare gli scippi. Eccolo. Ma voi avete mai fatto uno ship? No, cioè diciamo. No, siete mai vita quotidiana. Siete mai andati in due sul Vespino? No, io ho fatto direttamente gli ship, è stato bellissimo. Fantastico. Sì, sono andato. Ma ecco perché avevi una faccia conosciuta, Vito. Mi hai visto in posta? No, abbiamo lavorato insieme. Ti ricordi? Sì. Praticamente quando i pensionati ritiravano la pensione c'era il numero per gli scippatori che era proprio assegnato al pensionato. Senti, tu dove rubavi? Da che parti? A Carrassi andavo io. È vero? Sì, no, anche io, coperture importanti. Che vergogna. Senti, facciamo sentire questo battito. E non so, venerdì pomeriggio in compagnia dei Mr. Tony. E a buongiorno la testa allo schienale. Insomma, siamo più pazzo, questo crazy. No, mi mette troppo a disagio, me ne vado. Dove vai? Dai che mi andare sul crazy dance, dai. Perché lui pensa di trovare uno speaker, capito, di quelli... E poi ti ritrovi un no, ma in realtà lo è. No, mi si scatta qua nell'angolo suo. Ma cosa ne pensi della sua voce? È la prima volta che l'ascolti? Sì, la sua è la prima volta. Merito. No, assolutamente. Ma quanto è falso sto ragazzo? Quanto ti hanno pagato? Aspetta, devo spostare. Secondo te potrebbe fare lo speaker radiofonico così? Ma lui è uno speaker radiofonico. Ah, non sicuramente. Ecco. E lui, secondo te, potrebbe fare il cantante? Vito, potresti fare il cantante? Lui? No, tu. Io.
Perché no? E dai, cantami un pezzo così a crudo, no, vai. No, 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 no. Vai, fammi una dedica. No, ragazzi, vai. C'ho il cachet, ragazzi. A crudo. Una canzone un così che non c'è niente. Si mandano i messaggi qua, ragazzi. No, veramente c'è un saluto. Abbiamo un saluto, lo facciamo sì, subito. Allora, ciao ragazzi, vorrei fare tanti auguri a Rossella Campanale di Cassano, perché domani fa 30 anni e Francesco Ventura sicuramente saprà cosa dire e dedicare in diretta alle amiche di Cassano. Allora, siccome il nostro Francesco non è qui presente, noi faremo sta da Padre Pio. Ah, Padre Pio è andato? Sì, sì, è andato a San Giovanni Rotondo. Beh, salutiamo soprattutto gli amici di Cassano. Ciao! Ciao, salutiamo gli amici di San Giovanni Rotondo. Miracoli, vai, vai. Ah, una processione l'altra. Ti ho dedicato una cosa, c'è da spostare una macchina, già che ci siamo, capito? Facciamo questa targata BMW, come sì, diceva. Esatto. Non è che mi è capitato. Veloce che sta la vigilessa. Veloce che sta la vigilessa. Vabbè, ma tu, Vito, devi sapere una cosa: che io e lui abbiamo fatto anche delle serate da animatori insieme. Abbiamo fatto delle figure macabre, proprio bellissime. Abbiamo da raccontare certe storie. Ma a lui non gliene frega niente. Hai avuto più tu rapporti intimi. Certo. Che quindi di cosa mi accusi? Di cosa mi accusavi prima? Io sono geloso, non capito. Ah, ok. No, ma sei tranquillo, Raffaello. È solo un amico. Ah, siamo solo amici. Ah, oggi mando un messaggio alla Jerica. Arrivo. Com'è che l'ha fatto? La mia risposta? Com'era? In verità ho detto arrivo, tra parentesi, alla Jerica. Vabbè, libidine, no. Diciamo che stiamo perdendo gli ascoltatori ogni secondo. Allora, noi abbiamo fatto un contratto con Radio Maria. Dato che gli ascoltatori che ci ascoltano si trasferiscono proprio in quella radio. Silenzio, fatto... silenzio, c'è una chiamata. Pronto, pronto. Sì, chi è? C'è, sì, sì. No, adesso lo cacciamo. Vito, vai via. Arrivederci, ragazzi. Ok. Meno uno, quindi 2-2. Ma quattro. Anche gli speaker. Salutiamo gli speaker. Va bene, io andrei con la prossima song. Beh, dai, vieni. Che cosa devo dire? C'è una diatriba in corso, abbiamo un televoto. Chi vuoi che esca dalla casa? Il regista. Ma quasi quasi. Quasi io... quasi annunciare il pezzo. Il pezzo, quale pezzo? Dai, lancia, ascolterei lancia. Coldplay con Ink. Questa volta credo di averla azzeccata, perché ho fatto la playlist. Vai, l'applauso, 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 l'applauso ci sta. Beh, giustamente, no, finisci di cantare. C'è un qua quadra che non costa. Allora, ragazzi, qua. Cominciamo a mettere i paletti sulle abbiamo, i. Abbiamo messo la trazione in quattro ruote perché siamo i 4x4. C'è gente che entra, gente che esce. Sì, prova. 1, 2, 3, prova la voce. Sì, sì, ci sono anch'io. Intanto abbiamo licenziato il regista finalmente. Sì. Io qua non sto capendo niente. Vito, allora, Vito, smetti di toccarmi. Per ricapitoliamo. Siamo stretti. Ci Vito, sono anch'io. Buonasera, benvenuti sui 3x3. Sembra il 3 sbarrato. Ormai siamo diventati. Sì, prendi 3, paghi 3 e prendi 5. 33 barrato. Che prendi a bar. Allora, io ho paura. Allora, che ombra. Succede qua? Facciamo una. Allora, vai, sì. ci stiamo intreninando qua. Le mani a posto. Le mani a posto, i fazzoletti in tasca. Tu perché fai gli starnuti? Tu perché? Voi perché vi baciate? Che ha spento la luce, scusate. Allora, salutiamo in regia il nuovo regista, visto che mi avete sfrattato. Il grande Lewis. Il Mr. Lewis from. Martin Scorsese. No, from, come dicono da noi, i Quart de Sud. Lui sembra giovane. Direttamente dal nord. Sembra giovane. Però lui ha ma lui è dei quarti di sus. No, lui è in età perché sembra francese. Viene dal passato, ragazzi. Sembra una macchina del tempo, quindi viaggia tanto. Anche io viaggio quando mi ubriaco. E voglia. Perché state così? perché state? Facciamo una cuffia per due. Cioè, guarda che ingegnere che sono io. Il 3x3 è la cuffia. La cuffia va da sé. La usano in tre. Bravissimo. Vito, per cortesia, ti ho detto di non toccarmi il fondo schiena. Ricordati che chi Vito con le mani, chi divide con del doppio, quindi noi Vito qua. Toccano. Cosa, ragazzi, allora vi avviso, io sanguino se mi toccate. Addirittura? Sì, ho le perdite. Ho il ciclo. Devi usare quei così lunghi. Sì. Quei cotton fioc allora, lunghi. Luis, potresti spegnere gentilmente la telecamera? Perché devo fare una cosa. Che no, spegni direttamente la luce. Metti la censura un attimo. No, metti la censura alla telecamera, per favore. Ok? L'abbiamo... Che cavolo fai? Fa la finta, fai. Cioè, allora cioè, ragazzi, vabbè. Facciamolo per le signore che hanno rinunciato a Radio Maria per ascoltare noi. Oh, facciamo i seri. È vero che 3x3 è una cogliola che va da sé, però. Giusto per non dire parolacce, diciamo. Giusto perché siamo in fascia protetta. No, dicevo comunque non si usa molto il pilota in diretta perché. Sì, allora facciamo una cosa. Mi dite perché mi avete voluto qui con voi alla io voce. Non lo so. C'ho un cercato? Vocione da rauco brutto. Ma chi ha mandato? Qua mi sta i microbi pure arrivano. Ma tu chi sei? Da non dove so. Veniate? Cosa io vogliate? Sono la signora di sotto io. Ah, sono la signora di sotto. Sì, va bene, argomento del giorno.
dopo venerdì la sagra, quella di cui mi hai parlato prima. La famosissima sagra. Ah, già. Sì. Tu ci andrai, Mr. Tony? Ovvio. Allora, Raffi, dacci delucidazioni su questa sagra che si terrà a... Noi non la chiamiamo con il nome No, suo. Ovviamente... Allora, la sagra del sessore. No, la sagra della salsiccia. Abbiamo avuto la notizia ansia. Praticamente la sagra della salsiccia si tiene ogni sera. No, veramente a Roma. È a Roma per tutte quelle persone che comunque non hanno... Cioè, Vito, ma noi che ci facciamo? Allora, scegli una data. Dai. Allora, ascolta. Vado a spostare la macchina, arrivo sì. Oh, guarda, ascolta. Ho trovato qualcuno che... Parliamo di... No, non posso guardare! Togli! Ok, scusami. Parliamo di notizie senso. Serie. Ok, perfetto. Signor Albertino, parliamo... Allora, ciao, dicevi... sono Albertino. Sta spaccando il microfono qua. Oh, lo zio, qui una birra. Allora, dici. La birra, come va? Perché? Ok, Radio Cantina, la tua birra è sempre più vicina. È sempre alla spina. Per cortesia, mettete una canzone. Che caldo, la metto io la canzone. No, no, che mettete la canzone. Dobbiamo parlare di questa sagra, benedetta sagra, perché io, Mr. Lewis, ci andremo. Allora, innanzitutto, dove si tiene? Che caldo, la birra. Allora, sì. Chiediamo dove si tiene? Ha detto che si tiene allora, sagra del rapporto orale. No, ora, dell'esame ragazzi. Orale. Facciamo così. Okay. Dove si tiene? Dai, vediamo se siete informati. Si tiene sui banchi, proprio ci stende sui banchi. Vabbè, dai. Diciamo che dove si tiene? Si tiene, sì, sta scritto. Io mi sto tenendo a un'informazione, cioè ragazzi. Okay, DJ, salvaci tu, metti qualcosa, metti un brano di allora, Giganti. Scusa. Inviterei tutti gli ascoltatori ad andare sul sito ufficiale di Radio Futura. Il motoscafo, la sagra del motoscafo. Aspetta, prima di mandare la song. Ci andiamo a dare uno squirt, scusami. Voglio sapere una cosa, ma hanno risposto alla nostra domanda. Fa la schiuma, ma la smetti, ma non è il sapone. Ma la smetti di fare queste cose qua, dai. Ma fa la schiuma, ma non è il sapone. Cioè, mi avete fatto diventare rosso il nostro viso. Dai. No, è andato a spostare la macchina. Vito, vieni. Vieni, Vito, vieni. Ok, andiamo con la prossima song. Allora, la prossima song l'annunciamo io e tu. Inerente perché al tema. È una song molto fresca, diciamo, di classifica. Cos'è la paranda? Sì. No, dai, allora facciamo così. Se io ti dicessi web... Ma io andrei sul web. No, ma dai. Allora, se io ti dicessi web... 90? Allora, web 90 siamo. Ma non è proprio 90 quello, no, web no. Anni 90. Ok, like an angel. Bravo. Web. Quindi direttamente dagli anni 90. Noi andiamo a dare un po' di chicche. Che vuol dire like an angel? Come un angelo. Wow. Come? Ma like non è mi piace. Anche, dipende da dove. Quindi lo mi metti. Piace l'angelo. Se lo metti avanti ti piace, lo metti dietro un po' meno. Non ti piace più, secondo me. Ok, web, love like an angel alle 19.09. Ma vuoi togliere il lavoretto dei bambini là? Radio Futura New Generation, fammi finire il concetto. E vi ricordo di WhatsApparci al 34200. Non lo fate. Non fatelo, non fatelo. 96. È forte, Ma che beep fai? Allora, intanto si dice siamo tornati in diretta. Sì, siamo tornati in diretta, sono le 19 e tot minuti. E come riderebbe Mimmo Merelli? Allora canzone, siamo tornati. Buttami a tutto. Ciao Vito. Salve ragazzi. Perché, come va? Perché volete fatemi fare lo speaker? Sì. A che ora? Ecco. Ok, 500 euro in aria, buttati al vento. Ma perché questi iPhone li usate per stappare le bottiglie? Ma infatti, questi iPhone... I Ponets. Quindi papparapparapapparapapara. Dopo l'imbarazzo suscitato prima, sì, ci siamo un attimo ricomposti. Sì. Ci scusiamo con gli ascoltatori se. Sì. Vedo che fremete di parlare di qualcosa perché avete tantissimo argomenti. Tanta voglia. Scusate un momento. Dall'altra parte del vetro, se avete finito con queste affusioni, questi accoppiamenti. Ok, grazie. Commoderation. Ok, dicevi? Stavano pomiciando. No, no. Che si fa, ragazzi? No, non stavano pomiciando. Ok. Stavano giocando a... Ma rumori ogni tanto, che succede? Alla cavallina. Capito? Pure queste cose ci abbiamo sentito. Sì, sì, hai visto. Senti, io vado a spostare la macchina. Giuseppe, scusami una cosa, ma hai visto che c'è una mattonella rotta? Controlla. Ecco, bravo. No, giusto per... Vabbè, vogliamo dare qualche notizia del giorno, qualche informazione. Notizia del giorno. Mi avete messo a fare lo speaker. Senti che voce... Grazie anche. Sì, io facevo il cantante prima. Veramente? Sì. Veramente. È presente il cantante di Via Sparano? Mio zio.
Sì. Complimenti. E grazie. Anche le freddure su Radio Futura. Devi le vedere dopo stanno pure le fritture. Sì. Hamburger e patatine fritte. De fritture. De fritture. Come direbbero a Gomorra. Anzalot. Anzalot. Stai senza pensiero. Senza pensiero. Senza pensiero. Basta, basta. Quindi dicevo, ma tu studi? Io stupro. No, Raffi, dicevo tu. Ah, scusate, ragazzi, sì, siccome l'ambiente ormai è questo. Dal sito ufficiale confermo e sottoscrivo. No, tu studi? Sì, studio. Bravo. Sto controllando il sito ufficiale. In Italia non serve un cazzo. Lo so, ma non si dice quella parola perché siamo in diretta. Lui è abituato a ci possono energia. Essere dei bambini di 50 anni che potrebbero avere degli studi. Secondo me non ci ascolta nessuno. Dici? Sì. Allora andate a vedere. Siamo un trio triste. A parte quei 15 collegati in streaming, allora, ma non ci ascolta nessuno. Stavo verificando sul sito ufficiale di Radio Futura i nostri ascolti e devo dire che abbiamo avuto un picco di 4 ascoltatori. C'è stato un picco massimo stranissimo, perché poi no, è vero un picco, guarda che io picchio desisti picchio desisti picchio desisti sì. Come direbbe no picchio desisti, sì. Ha avuto grandi parole nei confronti della sua squadra. Sì. No, stavolta è lei che non ha ferretto. Stavolta è lei che non ha ferretto. Io picchio desisti e ci sputo in un occhio e ci spezzo la noce del capocollo. Mister. Bene, detto questo, io chiuderei qui la puntata. Sì, ma infatti. Ah, non era già chiusa, perché c'è dalle. Ma i microfoni sono aperti. Mi sa proprio di sì. Allora, detto questo, io starei un attimo in silenzio e farei parlare MC. Io non ho nulla da dato dire. 10 secondi di raccoglimento. Dato bene, che okay. Sono giunte lamentele del suo silenzio radiofonico. Sì, no, assolutamente. Io parlo e dico anche cavolate. Volevo ricordarvi che potete acquistare gli stickers di Radio Futura e se porti un amico paga anche lui, ok? Gli stickers. Gli stickers. Perché sarebbero gli adesivi, capito? Sì, un attimo che siamo facendo. Scusami, ti ho messo anche il timer. No, perché tu, mentre tu parli, noi ci selfiamo, dai. Ma lo sapete che il selfie è diventato una malattia, lo sapete? È perché questo ti sembra normale. Io mi sfondo di selfie. Diventerò cieco. Ah, così si chiama adesso. Aspetta che faccio con il 3. Va bene, andiamo avanti con la prossima song. Va bene, allora, così. Che è il nostro quindi, regista. Aspetta. E quindi guardate la, questo pianoforte iniziale inquietante. Questo piccino. Ma scusate, ma lui non era venerdì prossimo. Lui è il famoso DJ bravissimo a mixare. Sì. Coccoluto. Sì, no, sì, di più. Dagli il tempo di trovarlo nella play, scusa, lui, sta temporeggiando, guarda. Lui è decorato, si chiama Davide Guetta. Con no, bella sta canzone. Con pericoloso. No. Dangerous. Raffi, aiutami. Ragazzi, lo sai, Raffi, che io e l'inglese. Un intro più. E a me chi mi aiuta? Siamo innamorati. Va bene, allora ci ascoltiamo David Guetta, perché se français. Mamma mia che pronuncia, ragazzi. Con Dangerous alle 19:19 minuti primi, Radio Futura New Generation. Queste sono i 3x3. Vamos. Buon ascolto. Allora, David Guetta con Dangerous. Una versione remix. David Guetta con Luigi la maglietta alle 19:32 minuti. Ma si dice David Guetta o David Guetta? David Guetta. David Guetta. Perché se français è come Bob Sinclair. Com'è? Bob perché? Sinclair, Bob Sinclair. Aspetta, come? Se français. Allora, dovresti praticamente aumentare le labbra. Aspetta. Ecco, tutto il catarro che hai. Così. Lesson one. This is a little bit of French. Perché sento stappare? Veramente. Perché di là stanno aprendo le peroli. Veramente sarebbe lesson numero un. Numero un. Eh? Come ti capelli? Come sono fatti i capelli? Ma regalato. Papute? Papute? Paffutello? Quando ero piccolo ero un pochettino bello. Do you set? Where do you live? C'hai set, vuoi due olive? Bravissimo. Hai imparato benissimo la lezione, okay, quindi dire, ragazzi. Mi fa piacere. Guarda che io sono madrelingua. Avete aperto un guarda mondo. Che sono pure chero. No, io sono madrelingua e padre ignoto, quindi. Ma e è quindi? Ignoto o mignoto? Cioè mi. Dobbiamo riprendere di nuovo da capo il discorso. No, per no, piacere. No, assolutamente. Vito, c'è gasolio in macchina? Sì. Dobbiamo andare alla sagra della salsiccia. Ancora queste sagre, ragazzi. Ma allora, scusate, datemi un giudizio sulla sagra del calzone, visto che abbiamo avuto dei positivi riscontri. La sagra del calzone è un dramma, perché ogni volta per casa si riempie di cipolle. Ma a casa di chi? Casa tua, dov'è casa tua? Casa mia, casa sua. A che paese? Io sono di Bineto. Ah, e fate il calzone con la cipolla? Certo, ma devi vedere. Proprio, devi vedere. Certe cipolle. Devi sentire. Voi avete notato una piccolissima cosa. All'estero, no? Ci sono prodotti tipici molto raffinati. All'estero esempio, sarebbe a Foggia? Per esempio, sì. Ascoltami, seguimi perché è importante, no? Allora, tu vai in Francia, ordini una crepe, no? Perché la ordini? Crepe...
La crepe. Guarda che io sono stato in Francia, eh. La crepe, che non è la pecora io in dialetto, ma è la crepe, quella che sono tu ordini. Sono stato a Parigi. Okay, a Parigi. Tu ordini la crepe, piatto raffinato, dolce, sai, presentato in vari modi, in varie sfaccettature. Arrivi, ma che ne so, a salata. Santeramo, la carne di cavallo. Arrivi da qua, la cipolla, no? Cioè, ma già dal cibo. Vabbè, noi, che c'entra? Stavo facendo questa comparazione con sì, i cibi dell'estero. Quando te l'ho chiesto? Ma quando te l'abbiamo chiesto? Io l'ho chiesto a me stesso. No, guarda, ma... che noi sì, cioè, proprio, come si dice, Vito, aiutami. Noi volevamo savoir l'indirizzo. Ah, io ora sarei confuso. Ma tu stai sentendo le baggiane? Allora, ascolta, guarda che noi al sud siamo al primo posto nel mondo per la cucina. Cioè, ma le spieghi pure le cagate che dici? Cioè, non ho bugia. Capito bene. Cioè, perché è bugia? No, vai, continua. Noi siamo al primo posto, la dieta mediterranea, sì, caro Raffi, al primo posto nel mondo, perché è vero che è la più, tra virgolette, pesante. Spartana. Però è quella più completa, più nutriente, e più... soprattutto... Per esempio, quando fai la frittata, tua madre, eh? La frittata. Però c'è da dire anche una cosa: noi, in quanto pugliesi, siamo anche i veri ideatori del sushi. Perché il nostro crudo di mare viene ancora prima del sushi giapponese. Vabbè, quindi baresi, sì. Quindi comunque ogni diciamo tagliatella, vongole. È la terza sì, volta che sono qui in diretta e non smetterò mai di imparare. Sono convinto di questa cosa. No, guarda, comunque penso che sia una cosa comune il fatto del... Che cosa succede? arrivano i suggerimenti di Twitter. Arrivano i suggerimenti. Fate 5 un esempio. C'è una vocina che dice... I cannellic! Proprio così. Non so da dove derivi. I cannellic! E parlando di cibo, non tutti... Sì. Utilizzano il cibo per alimentarsi, ma c'è una notizia particolare. Allora, ci sono vicende sessuali che spesso e volentieri ecco, sempre là, dobbiamo andare a sempre fare lì. Ma non si può stare due ma minuti fatemi tranquilli dire il qua concetto, sono guarda, lui ce l'ha qui. Qui sono ermafrodita, qui. Ce l'ho qui l'altro. Bravo, okay. Quindi si rilevano spesso e volentieri quelle meno immaginabili. Le mele? Ma che stai dicendo? Allora, di perversioni ne esistono a iosa, come si suol dire. Devi vedere il regista. Ma quella che state per ascoltare non ha davvero precedenti. La notizia ci giunge direttamente da Toronto, la capitale dell'Ontario, una delle 10 province del Canada. Questa è la storia di Frederick Tennis Davis, un uomo che si recava abitudinariamente in una biblioteca, quindi un luogo pubblico, per masturbarsi tenendo in mano un cetriolo. Cioè, immaginate. Ma quale cetriolo? Con la sinistra. Non lo so, forse con la destra scrollava le pagine, che ne so, cioè. Quindi vabbè, usava due cetrioli. Cioè, come faccio? Quante mani aveva questo? Scusa. Quante mani? Era otto mani. Non è che era l'uomo cetriolo, le pagine. Come si chiama quello, l'uomo di Leonardo? Ma che era quattro mani. Dicevo, al denunciare il fatto, ci ha pensato ovviamente il personale della biblioteca, che lo ha colto con le mani nel sacco. In questo caso direi con le mani nel pacco. Con le mani nel libro. Diciamo che l'ha colto con le mani impegnate. Esatto, con le mani in piedi. Tutte con le mani in piedi, sì. Comunque, le pagine tutte. Sì. Vabbè, la vecchiaia dei libri, sai com'è? No, a volte... la colla si stava scollando. No, l'umidità, ragazzi, sai. Che schifo, sono caduto io nella vostra trappola. Tipo, allora... tipo Mary per sempre. Fai finire di dire il fatto. Di. No, dicevo. E di. Molti ma di. Andiamo avanti. No. Ok, hanno sentiamo il prossimo brano. Il feticista canadese entrava tranquillamente in biblioteca, tirava fuori dal suo zaino il portatile e cominciava a masturbarsi afferrando il cetriolo, che non ho capito perché, a cosa serviva. Era tipo un'antenna, un ripetitore wifi, prendeva meglio. Ma sì, udite, adesso rispetto un anno di libertà vigilata. Non è che aveva internet mobile, no. Che ne so. Nel cetriolo era l'antenna. Era una chiavetta USB, era, capito? Diciamo che a furia di scavare uno... Sai com'è? Senti, la prossima volta parliamo di taglio cucito, per favore. Parliamo ma di... io so che i cetrioli si fanno affetti, si mettono sugli occhi le donne. Non ho mai capito perché, però. Manco io. Quando ti ritrovi con queste maschere bianco e cetrioli sugli occhi. Noi guardiamo lei, comunque... Infatti, di là c'è una ragazza che ride. Si mette i cetrioli in faccia, lei si... Sì, infatti, guarda. No, ma sai che cosa ho immaginato? Una ragazza che prende il cetriolo in faccia così. No, allora, fette di cetrioli sugli occhi. Va bene, andiamo con la prossima occhi song. No. Questa è una song che rispetta l'ambiente perché loro sono gli Ecosmith. Faccio la battuta. Ridete. Sì. Ok, puoi proseguire, Raffi, grazie. Ma veramente devi proseguire tu, cioè. Allora, loro sono gli Ecosmith con Cool Kid. Radio Futura fa 3x3. E siamo tornati in diretta alle 19:35 minuti. State ascoltando i 3x3 e adesso siamo ancora 4.
come i gatti, i quattro gatti. Gente volevo dare entra, il benvenuto al grande gente che viene, gente che esce, al grande Mr. Shape che è qui con noi. Buonasera a tutti. Sei emozionato? Che vuol dire no, shape? Ovviamente no. Devi dire sempre no. Che allora, vuol dire spieghiamo shape? Forma, shape. Perché shape? Ah, quando ti trovo dico è un shape. No, non è no, per non vale. No, hai sbagliato. Forse no. No, non è per questo. Stai andando verso la direzione sbagliata. Ah, quindi cosa vuol dire shape? Si scrive S-H-A-P-T. Leggi, c'è la maglietta. C'ha pure la maglietta. Vito. C'ho anche il cappellino, solo che non l'ho portato. E non ti dico il tatuaggio dove se l'hai fatto. Sul polso si vede, no? Sì. Sul polso da polso sinistro. Vabbè, mentre voi parlate, io Vito, sì. Facciamo le maglie. I 3x3. Vi fate le maniche? Vi fate le maniche. Voi dite i fatti vostri. Diamo spazio un attimo. I fatti vostri. Si identifichi. Ok, diamo spazio all'ospite. Chi sei? Che vuoi? Chi ti ha invitato? Cosa ci devi dire? Veloce, che ci abbiamo da fare. Ok, grazie. Allora, come ti salutiamo chiami? Vito, come ti chiami? La vigilessa. Sono venuto a prendere la tangente. Oh, facciamo tipo le iene. Vito, ogni tanto se ne va a spostare la macchina. Cosa ne pensi del programma i 3x3? Non bravissimo, sono d'accordo anch'io. E vogliamo salutare qualcuno che ci ascolta? Sì, bravo, salutiamo anche noi. Ciao Maria, ciao. Okay. Come fai a sapere che è Maria, scusa? E metti che vuole salutare la mamma o il papi? Il papi, capito? Ah, allora. Maria non penso proprio. Maria si chiama quella dei finocchi. Beh, devo dire il nome storico. Quella Maria, dei cetrioli sugli occhi. Ok, no, Vito, quella dei cetrioli. Se vuoi venire, no. Dai. Vito, vieni qua, dai, scusatemi, vieni. Non mi emarginate, Vito, perché. Allora, facciamo delle domande a stile iene. Noi facciamo domanda e lui dà la risposta, ok? Ok, nome. Giuseppe. Nome. Allora, una alla volta. Organizziamoci. Allora, parte Raffi, MC, poi c'è Vitos e poi ci sono io. Viton. Ok, vai. Nome. Giuseppe. Cognome. Spinelli. Data di nascita. 28 febbraio. Età. Età. Ho detto le. Devi dire l'età. Devi dire 24. L'età. Devi dire l'età. Ripetiamo. Età. 24. No. Poi 24. Niente. 24. Okay. Vai. Professione. Oh, vai. Raffi, vai tu. Vai tu. Polivalente. Vai sciolto. Raffi, vai sciolto. Mo vi lascio il dubbio. Professione. Polivalente. Polivalente. Sì. Cazzo, professione. Vabbè. Ma chi lo o meglio. Ma andare in campagna no, No, vai tu. Spacciare con allora, i bravi ragazzi no, infatti, cioè, dico, vendere le birre, quella strada. Portare le birre col tre ruote. Allora, per contratto sarebbe addetto ausiliario alle operazioni di vendita. Bene. Poco parole in commesso, ecco. Cioè questo fa il paio come Aldo Giacomo. Lui ah, è ho capito. Aspetta, polivalente vuol dire che fa, sia il palo o che procura le armi. Ho capito. Che vuol dire. Dai, è lui. Porto anche la mano. Facciamo un attimo i seri allora. Okay, parla con me perché sono. Aspetta, stop. Scusami, Giuseppe. Dobbiamo salutare Mister Ciccio perché ci sta ascoltando da San Giovanni Rotondo. Oh, ciao Ciccio. Ci hanno portato le paste oggi, Ciccio. Erano buonissime. Ci hanno portato le paste, scusate. Sì, Ciccio, stasera anche frittura di pesce offerta dalla pescheria. Quello secondo me prende un jet immediatamente. Si catapulta. Lo vediamo da sopra. Sì. Vabbè, dicevi, codice fiscale. Non te lo dico. Quante sorelle hai? Non te lo dico. E soprattutto in banca? Non te lo dico. Niente. Okay. E come direbbe Albertino, caro Danny, non stai bene. Cioè, nel senso che mi dispiace, vai in bianco. No, vogliamo che Shape fa qualcosa nella vita, oltre che magari lavorare, tu non so. Ma perché dici Shape? Poi non dire che so io, Vito. Scusate, mettetevi d'accordo. Te lo dico con una mano delicata. Lui si chiama Shape, non Shippo. Ah no, quello è Danny, Chiedo scusa. No, ho smesso perché ognuno fa gli errori da giovane e poi ci ripensa, si diventa grande. Gli scippi non erano per me, sono passati i furti. Narcotrafficante, questa cosa. No, Ship è un cantante, cioè, fatemi capire. Cantante. Descriviti. Allora, 1,80 voglia 70, di crescere, di lunghezza o di altezza, scusa. Di altezza. Profondità un po' di meno. Vita. A croce, a taglio, a croce. 44, come i gatti. Fai il serio perché ti stanno filmando di là. Ciao, io vado a fare un giro. Senti, aspetta, Vito, c'è la mia macchina da spostare. Cosa dovrebbero. Un annuncio per votarti? Cosa dovrebbero fare per votarti come Miss Italia? Dai. No, guarda, votare non mi votate. Al massimo mettete mi piace sulla pagina Facebook di Radio Futura. Oppure. Bravissimo! Bravo! Oppure. C'è un intruso. Oppure.
se volete, dato che ci siamo sia io che caro, se volete, aspetta che preparo lo sgabello, perché se fate di nuovo quel nome di Treasure Production di, perché vi odio, perché il prossimo film verrò io a recitare e anch'io sarò uno della Treasure Production. Ma tu lo sai che stiamo pensando un ruolo per te per il prossimo infatti, film, infatti stiamo reclutando, stiamo cercando nuovi volti. Sì, ho capito già che ruolo. Sì, ho capito. Vito, è presente la capagira, quello col tre ruote? Quel ruolo mi fa fare. No, assolutamente. Danny, guarda, abbiamo pensato un ruolo per te. Tornerai a fare gli scippi. Tornerò? A fare gli scippi. Ma sinceramente, vabbè, dai. Non ho mai smesso. Stavo cercando un ragazzo che deve fare questa parte di un uomo strapieno di donne. Con miliardi, piscina, quindi vabbè, visto che tu non dai disponibilità, solo Danny, che poi si perde nel tunnel della droga, capito, e poi quando prende il tunnel si perde il segnale, nel senso che non prende il telefono. Che cavolo stai dicendo? È andato, cioè, l'hai perso. Non lo so, se questi sono modi di far radio, Mr. Lewis, no, veramente stiamo facendo, mandiamo una song alla faccia del casting. Allora, la prossima song qual è? Pure a caso. Questa è Jessie J. L'ho riconosciuta dalla voce, però non so se si chiama Bang Bang. Questo non so, dovrebbe essere Bang Bang. Sarebbe sì. Bang Bang. Bella Jessie J, bella voce, bella. C'ha una voce bella, bella. Scusi, c'è qualcuno in radio? No, siamo in sciopero. Ma aprite? Siamo in shape, però. Ma so, quando volete, ragazzi. Cioè, calma, oggi veramente. Ognuno che fa questo, che va a spostare le mani. Vedelo, a me mi avete messo a spostare. Non lo so, con questa scusa della mano. Di la verità, chi hai giù che ti aspetta? Uno, due, tre. Che vado via a me? Fai silenzio. Questo con sta scusa sposto la macchina. Qua non è che ci sono i parcheggi disabili che la devi andare a spostare. No, stava la vigilessa. Sì. Gli ha fatto sentire. Guarda che sensori che ho di parcheggio, guarda. Chi? Guarda che sensori di vigilessa. Ma che? Ciao, sono la vigilessa di... Ma chi è questo? Non arrivano i messaggi, ragazzi. Ciao, chi? Sono Maria e anch'io ascolto Radio Futura, cioè, ragazzi, New Generation. Questo programma... Basta, ci rinuncio. Non questo lo programma è l'ultima puntata. Questo programma è stato offerto da... Kaki tutti i giorni, fruttivendolo a Bari. Ma sì, dai. Cioè, proprio siamo privi di contenuti. Fantasia. Questo programma è stato offerto da... Senti, strumenti musicali, qui si tromba. Le freddure, è ripetitivo, è sempre quella la battuta. Ma scusate, ma io... Mi manco il cucciolone. Ok, io trovo gli sponsor, ma voi non avete salutato Bar Via Roma 1. E chi è? Non lo so. È un bar che dovrebbe portarci dei caffè. Sì. Infatti dico, ma chi è? Boh. Chi è? Non lo so. Chi è questo Bar Roma 1 che dovrebbe portare i caffè agli speaker più registi di... Io saluterei la pasticceria Ancona, visto che almeno... Una guantiera, assolutamente. Se non comunque c'ero. Ragazzi, abbiamo una chiamata in chi diretta. È? Chi è? Io ora apro la chiamata. Pronto? Chi è? Pronto? Sì. Chi è? Sì. La vogliamo finire, che qui c'è gente che vuole dormire. Addirittura. Dove? A San Giovanni Rotondo già dormire state. Scusa, perché a San Giovanni Rotondo sono già alle 23 di sera? Ah, ho capito. Perché ricordaci che San Giovanni Rotondo si trova in Georgia. Polinesia. In Afghanistan. Perché non avesse capito, stiamo ascoltando la voce di Ciccio Scatta. E chi se ne... Ciao Ciccio. Ciccio, fammi sentire la tua energia. Non hai idea di quanto erano buone le mezze tonde, creme amare. Che energia, ma vuoi stare scherzando? Senti, ma tu guidi il pullman? No. Ma tu sei con i pellegrini? Sei tu? Sì, come il film di Lino Banfi, quelli che cantano noi. Veniamo nel nome del... Sto vedendo adesso una cosa oscena, c'è un tuo parente in mezzo ignudo sotto la doccia, ha avuto paura e mi sono scappato. Addirittura. Un mio parente. Un tuo futuro parente, mi sa che si chiama Donato però. Ah, professore, il professore. Il professore. Hai visto il professore nudo? Ma sarebbe lo stesso professore. Guarda che vedere il professore nudo è... Ma è lo stesso professore che dovrebbe... No, no, è un altro professore. Tutti professore siete. Questo è professore, sono da qua vivo. Questo è... Scusa, Vito, non darmi le spalle, per favore, che ragione. Poi dici che ti metto la mano. Quello è il professore di medicina. Oggi 603x3, 4x4. Stiamo facendo... Sì. Orgia per orgia. Oggi siamo 24 qua.
Ciccio, vorresti Ciccio, dire... ti ricordo che sei a San Giovanni Rotondo, quindi ecco. La parola oggi non la puoi dire. Senti, ecco. Ciccio, che prodotti tipici ci sono a San Giovanni Rotondo che sicuramente ci porterà in omaggio per la prossima puntata? Annush. Ti dico la vita, forse i crocifissi. Ah, buoni, se buoni. Sono commestibili, va bene. Senti, portaci una foto di Padre Pio, tre crocifissi, poi non so, di là, che cosa volete? Un crodino, magari. Ah, un paio di madonnine. Ciccio, vorresti dire qualcosa per i tuoi ascoltatori? Ciccio. Pronto? Ciccio. Adesso vi risento, non ho capito un tufolo. Dicevo, vorresti dire qualcosa per tutti gli ascoltatori che ti ascoltano in questo momento? Cioè, un ascoltatore? Solo un ascoltatore oggi, vabbè, perché io manco, quindi siamo due. Esatto. No, qual è il problema? Un ascoltatore ci ascolta. No, ce ne sono cinque. Allora, dai, un saluto bello schietto, veloce. Beh, ragazzi, un saluto a tutti, mi raccomando, io oggi non sono potuto venire, con sommo dispiacere, ci risentiamo venerdì. No, no, guarda, resta pure lì. Resta lì, prega per noi. No, Chiavi, non tornare. Resta lì e prega per noi. Se devo dire la verità, sono offeso. No, perché venerdì scorso nessuno mi ha telefonato. Ciccio, per favore. E oggi chiamiamo Scatta. Allora, io me ne vado a spostare la macchina. Ciccio, per favore, torna. Che qua mi hanno buttato a fare lo speaker per un giorno qui, dai, per favore. Lo stocca il microfono pure. Togli quelle mani, Ciccio, per favore, che Vito mette le mani. Ciccio, per favore, Vito, mette le mani. Ciccio. Non è che me lo posso portare sempre io, Vito, che mi deve toccare a me. Un po' perciò. Ah, vabbè, mi sembra che è un pizzetto qua. Vabbè, dai, salutiamo Ciccio. Ciccio, saluta tutta la comitiva, non fate casino nell'albergo, mi raccomando. E per favore, la preghiera prima di andare a letto. Ciao Ciccio, mi raccomando che sei in un luogo sacro, quindi mi raccomando con le gnocche. Ciao Ciccio, ciao, presto, ci vediamo venerdì, ciao. Ciao, vedi la gente seria che anche se manca si fa sentire, no come te che sei presente e non stai dicendo... Allora, la prossima volta non vengo, però vi chiamo, facciamo così. Gli ho fatto, però... come si dice in italiano, gli ho fatto la iusa. L'ho rimproverato a spavente. Ah, grazie. L'ho ripreso. Cioè, vuol dire che ti ho preso di nuovo. Sì. L'ho ripreso. Ma vogliamo raccontare qualche aneddoto? Allora, Renato, dimmi. Posso raccontarlo con l'anello? Che cosa, l'anello? No, io voglio che... Scusa, vieni un attimo in diretta. No, 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 no. No, ho bisogno di raccontare. No, non lo voglio, è brutto. Raccontalo da lì, per favore. No. Dai, no, ti prego. No, non lo voglio. Vabbè. Stendiamo un'altra punta pietosa, perché sennò... lo faccio io. Vai, dimmi questo anello. Aneddo. Beh, c'era un ragazzo che si come stava... me amava i Beatles e il rock and roll. E in quel momento, mentre amava il rock and roll, stava condividendo un momento con una ragazza, no? A un certo punto. Con chi ragazza? Iniziano a condividere quel momento. E lui trova il cetriolo. Con la ragazza. Che lo fa a fette e per metterselo sì, sugli occhi. Sto dentro, però. Che ci famiglia dentro, che si porta con quella povera creatura nei giardinetti con Gian Burrasca. Vergogni. Dopo che affettano il cetriolo, che fanno? Andiamo con la song. Siamo arrivati. Regia. Va bene, dai, scommetto che devo annunciarla io. Ma, guarda, come fate a indovinare? Allora, vediamo. Dopo Jesse J.J., ci ascoltiamo. Hideaway con chissà. Questo è quello che fa. No, allora, innanzitutto si entra dicendo le 19:54. Le 19:54, cari amici di Radio Futura. Ma questa era quella che fa sì, questa è quella che tutti vanno a richiedere al DJ dicendo: scusi, DJ, ha quella canzone che fa è lei, è lei. Quindi, Vito, questa cantante qui l'ho vista ieri a X Factor. È vero. È andata a cantare dal vivo, è interessante. Brava. Comunque, brava, sì, no. Tu che ne capisci, diciamo. No, assolutamente. Il tema della puntata era dance. Quindi possiamo fidarci, Sì, chiudi sta finestra che no, allora siamo senza Raffi MC. E noi stiamo sbirciando le chat sue. Mi senti che va a guardare. Stiamo sbirciando sia nelle sue chat, nel suo PC, che nelle sue pagine. Allora, c'è una pagina dove c'è scritto Curiosone. Eccolo qua, che è spuntato, lascia pure la porta aperta. No, ma non ci stavamo facendo i fatti tuoi, sappilo. No, ma perché dai? Perché no. Ragazzi, devo andare in bagno perché mi scappa di lavarmi le mani, ok? No, ma noi stavamo leggendo le curiosità, non le chat, dai, ma non l'avremmo mai fatto, fatto, no, le no, chat, no. Ma stiamo scherzando, la privacy. Ma stai scherzando, ma che scherzi? Allora, dicevamo, ho messo la password, l'ha bloccato. Comunque, stavo leggendo un po' di curiosità, di le sue pagine, lui va a leggere, Mr. Lewis, tutti i vari giochini erotici, tutte quelle cose strane, ho visto un cos'era quello, un seghetto? Alternativo. Un seghetto alternativo, poi c'era... c'è il gioco della Macedonia, tutte queste cose qua. Bravo Raffi MC. Bravo Raffi. Vabbè, allora, dato che non c'è Mister Rompi Pallone,
cosa sì, dobbiamo che fare? Vuoi fare? Vuoi leggere? Leggiamo i tuoi messaggi. Vuoi leggere i miei messaggi? No, siccome ti vedevo prima armeggiare, hai credevo... qualche notizia, qualche no, da qua c'è la cuffia. I messaggi va... suoi. Ah, i messaggi di... dammi i messaggi, mister Luis. Metti qua okay. Un messaggio. Allora, leggiamo un po' di notizie dall'estero. Certo. Leggile. Notizie dall'estero. Notizie dall'estero. Ok. Beh, non va bene il microfono. Sta un po' no. Qui c'è un che va e viene. Come mai? Stasera ho l'asta del fantacalcio. L'asta di riparazione del fantacalcio. L'asta? Di riparazione. Senti, io ho l'unica asta che conosco. No, è quella, no. Del passaggio a live- è quella del passaggio a livello. Bravo, no. Quella è la sbarra. Allora, asta di fantacalcio. Parliamo di caldo. Parliamo di fantacalcio. Sì, parliamo perché noi non è. Perché noi. Non ne capiamo. Che ti arrivano i messaggi? Sì, c'è. Ci è arrivato un messaggio da un nostro radioascoltatore che andremo a ascoltare dopo. Prima dobbiamo verificare il contenuto, poi vediamo. Allora, no, parliamo di calcio o di notizie? No, per me non possiamo parlare. Io non ho visto il telegiornale oggi perché. Ma io l'ho visto un po', a parte che sta succedendo un pochito ogni tanto un pochito il maltempo, un po' di cesta, il maltempo, c'è stata l'allerta a Carrara che. Ma anche a Gallipoli hanno chiuso le scuole. Vabbè, sì, però a Carrara ci sono i morti, eh. Ah, no, vedi, questa cosa non la sapevo. Sì, a Gallipoli c'è il mare. C'è il mare, piove sul bagnato. A Carrara, sì, purtroppo, anche lì. Che cosa sta succedendo al nostro meteo? Ma cosa sta succedendo al nostro mondo? Mi domando. Io ci avrei una spiegazione. Ma ne parleremo alla prossima puntata. Ma forse anche non ne parleremo neanche più. Qui, senti, la suoneria continua ad arrivare i messaggi. Sì, no, ma chi è questo messaggiaro qua? Abbiamo un brano in scaletta, abbiamo la pubblicità da annunciare. Ma, Giove, cosa abbiamo? No, non ti va proprio di parlare. Cioè, dobbiamo parlare di cose. Cioè, io ho cacciato Raffi MC per stare un po' in intimità. Ma c'è la macchina, mi è scaduto, devo andarla a spostare. Ecco, aspetta, sentiamo chi è che ci manda questo messaggio. Vediamo un ragazzi, po'. Sto ascoltando i 3x3 e volevo dire che siete fantastici, ma soprattutto Raffi MC è il migliore che c'è, sto scherzando. Un bacione a tutti, vi ascolto dal bagno di Radio Futura. E infatti mi sembrava strano, perché questa voce la conosco. È un pazzo, veramente. Me l'ha mandato anche anonimo, quindi però, cioè, ci voleva il rumore dello sciaccone. Lui è in bagno, ci sta mandando dei messaggi. Però noi abbiamo già letto i tuoi messaggi su Facebook. Abbiamo le conversazioni. Abbiamo le conversazioni salvate di una certa Maristella di Cassano. O una certa Angelica di Torino. Vabbè, ma questo ne parleremo. Sono altri argomenti. In regia mi dicono che è pronta la pubblicità. L'hanno fatta adesso con i cornetti caldi. Quindi che l'annunciamo. Cosa? Chi? La chi? Pubblicità. No, ma chi? Chi? Abbiamo fatto la pubblicità. Ah, ci abbiamo anche. Pubblicità. Pubblicità. Ti. Ce l'avevamo quasi fatta. About the Base. Peccato, non ci siamo riusciti. Questa canzone è stata scritta contro l'anoressia, lo sapete? Sì, io sto guardando un video di una ragazza che ha distrutto la PlayStation 3 del proprio fidanzato. Perché ha perso. Gli ha lasciato le ha fatto una lettera con scritto: ti amo, ma non posso più andare avanti così. Ho bisogno allora, di affetto. Stop la trasmissione. Una volta tanto che stavo dicendo un fa. Stai zitto, uscitemi il cellulare. Inutile che leggete il cellulare a casa Massimo. Ci dice il cane di Pizzichi che lo portava in bocca. Allora, dobbiamo salutare alcune ragazze. Alcune ragazze che hanno sono volute raccontare a noi la loro storia, il loro passato, il loro presente, il loro futuro. Che noi abbiamo scoperto. E che abbiamo taggato con l'hashtag Danny. Mr. Dino Danny. Il backstage, ecco, dietro le quinte di Mr. Danny. Sì, sì. Andiamo a vedere un po' il personaggio oltre la radio. Perché noi vogliamo, esatto, vogliamo sapere lui cosa nella si vita nasconde, reale. Cosa si nasconde? Guarda che faccia, non ce l'ho io. Questa perché è diventato bianco? È diventato bianco cadaverico. Ve ne siete accorti? Non ce l'ho io. Che cosa? Sì, dove siamo? Non ce l'ho io. Vabbè, allora, secondo fonti indiscrete, metti in carica. Noi abbiamo saputo. Dai. Cosa? Abbiamo saputo che ti piace. No, che dovremmo salutare due persone in particolare. Due. Allora, dovete sapere che noi abbiamo nascosto il cellulare di Mr. Danny, ma lui non sa se realmente abbiamo visto qualcosa o non abbiamo abbiamo violato la sua privacy. Potete leggere tranquillamente tutto. Parole sue, noi lo facciamo. Ma aspetta, non in diretta. Noi lo facciamo. Allora, quindi leggiamo il primo messaggio. Ok, leggiamo il primo messaggio. Ah, però. No, leggete pure davanti a me. No. Sai com'è, dobbiamo. Senti, basta che mi ridate. Voi parlate. Basta che mi ridate la scheda. Tenete pure il cellulare. Ok.
Tanto non c'è niente di compromettente, perché allora, io sono molto riservato, non ho niente da nascondere, quindi... Quindi niente. Datemi il cellulare. È vera questa bugia. Si vede che sei di acqua viva. Sì. Se lo sei, i palloni volano, no? In genere. Quindi in questo caso c'è stata proprio una rampa di lancio. Quindi chi dobbiamo salutare? Sentiamo. Ma chi dobbiamo salutare? Sì, sì, dai, vediamo. Inizia con la M. E diventa già bianco il nostro mister. Sta svenendo. Ti è parente? Ti è parente per salutiamo caso? Salutiamo M. Libera interpretazione. Ma tu dici parli di Mary? Cioè, no. Ma Mary è mia sorella. L'arriva, l'arriva. Ah, ok, vediamo. Sì, sì. Niente, comunque. Niente. Dove è andato? Non lo so, è andato a... Ah, guarda, ha recuperato il mio cellulare. Temuto che stesse andando a prendere... Allora, ma farti... guarda che Mary è lei, eh. Per farti capire quanto... Lei si chiama Maria. Per farti capire... Eh? Caro Mr. Danny, quanto io sia onesto, okay. Non ho toccato assolutamente il tuo telefono, però c'è un messaggio, guarda, ce lo devi leggere. Guarda, c'è un messaggio che ti è arrivato. Da chi? Controlla bene, su WhatsApp. Su? WhatsApp. E non ce l'ho, devo aggiornarlo. Ah, eccolo. Ecco, sì. Vogliamo metterlo in diretta? Sì, mettiamolo in diretta. No, non farlo. Sentiamo. Ragazzi, vi ascolto dalle cascate del Niagara. Ha fatto con lo no, ma anche da Niagara ci ascolta, ragazzi. Cioè, cioè, allora, so qui siamo, siamo arrivati dall'Indonesia a Niagara. Siamo, devo dire, ragazzi. Siamo, no, Mr. Lewis, no, no, per favore. No, non ce la siamo, siamo rimasti io e tu con un pochettino di sale in testa. Cioè, posso capire lui, ma te. Ci ha fatto il messaggio dal VC. Dal VC. Con tanto di sciacquone. Chapeau. VC sta per Visual Center, perché sai, lì c'è proprio una arte, arte contemporanea, esatto. Quindi era una performance. Vabbè, quindi chi, quale di questi messaggi? Ciccio? Io stavo dicendo, io quando non ci sono qua finisco di parlare, quindi cesso di parlare. Ma quella è una zanzara spiaccicata. Ah, però sì, ma... sì, guarda, guarda la zanzara, ma che zanzara mica male. Come mica si male. Chiama come si chiama come si chiama la zanzara, la zanzarina. Come si chiamava la zanzara? Sì. Perché sì, quella zanzara l'ha schiacciata. Attenzione, ma quella zanzara poi l'hai schiacciata. Scusami, ce l'avevo qua. Perdona. Ragazzi, contegno. Metti un brano di Nino D'Angelo, allora, che stava a Bari l'altra volta. Visto che non è scattata, non è scattato il bollino rosso, perché siamo ancora in fascia protetta. Dovremmo andare ancora con la musica, in modo da... Sì, devo andare a fare l'asta. Allora, noi andiamo con la prossima song, che è quella io torno lì, nel Niagara nel frattempo. Che dovrebbe essere Mike Mago feat. Dragonette. Te lo ricordi Dragonette? Sì. Sì, l'amica di Platinette. Sì, con Outline. E... nel frattempo noi facciamo i conti. Nel frattempo andiamo, inizia tutti... a togliere le occhiali. Facciamo anche i marchesi. Sì. Andiamo tutti nel Niagara, andiamo. E ritorniamo in diretta sui 3x3 qui in Radio Futura New Generation. Abbiamo un altro saluto, lo dobbiamo mettere in diretta, quindi pregherei la regia di abbassare un attimo il volume. Andiamo. Bellissimo. Molto bello. Saluto in diretta da Radio Futura New Generation. Salutiamo la Tracer. No, ma non ci credo, ma è sempre lui. Cioè, Vito, è sempre lui. Fa è schifo, sempre lui. Cioè, è questa sempre non lui. È la pubblicità per la Tracer. Questo è proprio il, cioè, il trailer della casa 4. Allora, tu ti rendi conto che chiunque ci ascolta, cioè, spero nessuno, dice: ma questi non hanno ascoltatori? Si mandano i messaggi. Non hanno cioè, che fare. Perché sì, nelle scorse puntate abbiamo avuto dediche, richieste musicali. In questa puntata niente. In questa puntata niente. Chissà perché. Quindi uno va a pensare: non c'è Mister Ciccio, niente Mister dediche. Ciccio che fa girare la ruota. Quindi è lui. Quindi chi è qui la pecora zoppa? È Raffi MC. Va bene, comunque abbiamo un altro messaggio. Lo basta, ascoltiamo. Basta con... Ciao ragazzi, anch'io ascolto il 3x3. Volevo dire che questa è una trasmissione bellissima, ma non altrettanto... Che lei, lo sapevo. Sei prevedibile. Vabbè, comunque ringraziamo il nostro Shape, che l'abbiamo messo in diretta. Con un sottofondo a noi familiare, la musica di sottofondo era... Beh, era molto familiare. Un déjà vu. Chissà dove si trova. Qua si basta. Registrano i no, guarda che a me c'è gente che mi manda i messaggi. Io vado a vedere il cavallo fuori. Dove? Nella... smetti, secondo me favore. Si sta affogando nella cascata in nero. Allora, Raffi, fai un attimo di... Stai attenzione. Stai okay, attenzione. Stai alla macchina. Allora, vai, stai vai, attenzione. Vai, Vito, vai. È tutto tuo. Prendilo. Bene, ragazzi. Questa voce da dove cavolo ti... Raccogliamoci in preghiera perché... Perché parli come amico, Celentano? Il nostro amico Ciccio che ha visto qualcosa di brutto sotto la doccia. E sicuramente avrà... Abbiamo un messaggio di un ascoltatore, vai, vai! Raffi, sono anch'io le cascate del Niagara, arrivo!
Grande Ciccio! Grande Ciccio, grande, grande. Vado, vado a farlo anch'io, arrivo subito. No, vabbè, cioè siamo... Ragazzi, ho lanciato una moto. Allora... L'Ice Bucket Challenge, Mister, noi lo Mister... chiamiamo lo sciacquone challenge. Sì, sì, voi continuate pure. Mister Luis, manda i nostri curriculum a radio. Sì, anche tu, ti trovi in bagno perché noi ti diamo qualsiasi altra radio, andiamo via da qui, per favore. Mandateci anche voi la registrazione delle vostre cascate delle gara se vi diamo stimoli per andare in bagno. Cioè, che puntata di... Una puntata che fa acqua da tutte le parti. Infatti. Esattamente. Comunque volevo ricordare l'indovinello che non ho ancora indovinato. Lo diciamo anche per loro che sono nuovi. Ah, infatti, visto che ci abbiamo ospiti. Ecco, visto che cos'è? Scusami, l'indovinello sì. È mio, te lo faccio io. Va bene, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Fa la schiuma, ma non è il sapone. La? Non è la birra. Non è la birra, però vi siete... Però visti. Devi togliere... No, ma... No, non devi togliere. Non è la birra. Devi togliere Luis, una consonante. Secondo te cos'è? Mi trovi un po' impreparato. Eh no, no, l'hai indovinata, l'hai indovinata. Zitto, fai lo sguardo zitto. Di quello che... Zitto, zitto, zitto. Vino! Ti ha preso come una... Allora, dicevamo... No, ragazzi, qua ci... Occhio ci per occhio. Secondo me... Non duriamo molto. Fuori dal letto. Questo programma non ha futura. Secondo me. No, vabbè, oggi proprio, ragazzi. Non so, cioè. Puntata da dimenticare. Cioè, qua prima puntata da buttare nel cesso. Dovremmo fare un. Ah, ok. Mi piace questa canzone. Ci sentiamo, Charlie XCCP. Come che si chiama? XCCP. Charlie? Lei è Charlie. Questo Charlie, lo so. Charlie Fassel. So anche che si chiama Boom Clap Boom questa canzone. Clap. Però è lei, Charlie XCX. Giusto? Sì, era... Allora, sono un fenomeno. Mi chiamavano il fenomeno. Ringraziamo Shazam. Boom Clap! Alle 20:16. Primi. Bravissimo, caro Mr. Danny. E i secondi? I secondi non ci sono perché ce ne sono andati. Ok. Abbiamo i contorni. Adesso ci tengo a dire, hai lanciato una bruttissima moda. È una moda bellissima. E qui adesso ci sommergono di messaggi. E purtroppo hanno mandato anche a me il messaggio. Vito, hai spostato la macchina, fatti i tuoi, ok. Ecco, senti, anche a me hanno mandato questo bruttissimo messaggio, sentiamolo. Sentiamo un po'. Mister Danny, manchi solo tu alle cascate di Niagara. Cioè, ma avete capito che... Cioè, ma è una cosa assurda. Avete cioè... capito cosa abbiamo creato, ragazzi? Cioè, fantastico. Ma io spero che si interrompa qui questa scia di sciacquoni qui. Dobbiamo ascoltare tutti gli sciacquoni della Puglia. Io continuo a parlare col microfono abbassato. Con il microfono abbassato. Sì, vogliamo ascoltare anche gli sciacquoni americani, che so che girano al contrario, è vero? No, in Australia. Seconda puntata dei Simpson in cui lui chiamava... Era in Australia. Anche in America. Se non sbaglio, sì. C'è le bambine con la bicicletta. Ma secondo voi è vero? O è falso? Cosa? Andiamo che a vedere. L'acqua gira al contrario. Andiamo a vedere. In Australia? Sì. Se la vedi dall'Italia, sì. No, ma è vero, guarda che è vero. Oh no. Perché la forza gravitazionale è diversa. Caro Raffi. Io devo andare a fare l'asta di riparazione del fantacalcio. Cioè, allora, io la cosa che voglio capire, ragazzi, scusate. Secondo la tua logica, no? Chi va in voi, bagno. Vedetevela voi. Chi va in bagno in Australia. La fa come la fanno i pipistrelli, cioè se la fanno in faccia, perché stanno al contrario. Ma che ha capito? No, per come l'hai spiegata tu, sì. È no, così. Allora, quando tu tiri lo sciacquone. Vabbè, Vito. Quando tiri lo sciacquone in Australia, l'acqua invece di girare in senso orario, gira in senso antiorario, vero, Mr. Lewis? Oh, ok. Di sì. Sì. Senti, Vito, ma nell'asta di riparazione. Ragazzi, c'è un messaggio fantastico. No, basta, ti prego. Di una mia fan, la devo salutare, è Giovanna, la mamma di Tony. Ragazzi, questa... Chi è Tony? Mr. Tony. Ah. Ascoltiamo un attimo. Raffaello, se hai tirato lo sciacquone vuol dire che sei andato a cacare. No, cioè, brava signora Giovanna. Io adoro Giovanna. Brava adoro... signora Giovanna. Giovanna. Ha perfettamente indovinato. Raffaello l'abbiamo mandato a cagare. Esattamente. Ragazzi, ma siamo in diretta, non si dicono queste cose. Comunque, grazie mamma di Tony, grazie mille. E vogliamo ascoltare gli sciacquoni. Ma come mai Puglia? La mamma di Tony è così brava e il figlio un po' meno? Non lo so. Attenzione che loro ci ascoltano. Appunto, lo sto dicendo. Altrimenti stiamo registrando. Stiamo registrando. Va ma bene. Se io l'avrebbe detto. Se io l'avrebbe detto. Io volevo salutare anche un carissimo amico, Roy. Il carissimo amico Roy che non ci ascolta, però gli mando il messaggio vocale. Ciao, Roy. A presto. Ciao, Roy. 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 Eh? Eh? È Roy. Ma è Roy dov'è? Ma che è bel disegno. Ina, è Roy? Eroina. No, questa è una facca. Vabbè. Salta Radio Futura e anch'io vi ascolto dalle
le cascate nelle gara. No, ciao. Di nuovo, basta. Basta, abbiamo capito. Cioè, io chiuderei qui. Scusate? Sì, chiuderei qui la puntata. Cioè, no, ragazzi, qui. Qui mi sa che stiamo asciugando. Sì, sì. Freddie Mercury. Mi sto lavando i denti. Forever. Come, scusa? Senti, ma se io avessi qui il microfono attaccato, ecco, stavamo facendo una ventosa. Qui. Ventosa. Sì, guarda, sì. Guarda che attenzione, ma no, vabbè. Cioè, ragazzi, vabbè. Allora io chiedo scusa a tutta la popolazione. Ed è Parisi. Scusa. Stop, basta. Chiudili. Sì. Chiudi tutto. Io andiamo. Chiedo scusa a tutta la popolazione di Acquaviva e limitrofi che ci ascoltano. Non succederà mai più. Al direttore presidente di Radio Futura New Generation. E l'invito dallo Sacquino allo Sacquone. Volevo salutarli perché questa è l'ultima puntata dell'anno, perché l'anno è concluso dei 3x3. Spero di non rivedervi. L'hanno detto. Chi? Chi? Ma cosa? No? Ma basta, dai. Ragazzi. Quindi adesso io proporrei una cosa. Andiamo a crepare di mazzata a quello. A crepare di mazzata. Ragazzi, un livello di italiano qui. Ehi, ragazzi, siamo proprio come Mr. Lewis dei quarti di Susi. Siamo in diretta. Stiamo facendo radio. Ma posso dire porca. C'è gente che ci ascolta. Sì. E stiamo facendo una macabra figuraccia. Io vorrei ascoltare un po' di musica, quindi sentiamo un po'. E chi sentiamo? Non lo so. Raffaello, sei un lecchino, tanto il film non lo fai. Bravissima signora Giovanna. Allora, ci andiamo ad ascoltare. Regista, la prego. Ci andiamo ad ascoltare un bellissimo brano con Oliver Hess, Jimmy Lewis. Oh, Jimmy Lewis. Non Jimmy Lewis. Jimmy Lewis. Jimmy Lewis. Oh, ok? Sì. Questa è Pushing On. No, basta. In diretta su Radio Futura New Generation, i 3x3. Questa è Pushing On. Everybody in the house. Di chi era questa canzone? It's a soul. Di chi era questa canzone? Quale? Fall love. Yeah. Cause I need you love. Yeah. Il nostro grande conterraneo Danny Losito. Allora salutiamo DJ del Colle, salutiamolo. Sì, salutiamo, yes. Vito che ci ha lasciati purtroppo. Ciao Vito, grazie per la tua presenza. Una prece. È andata a spostare l'ultima macchina. No, allora, ci ha lasciati nel senso che è andato. No, una prece. Ecco. Dai, per favore, Mr. Shape. L'ha detto lui, io qui non c'è ho gente, detto niente. C'è chi entra, allora, c'è chi esce. Visto che siamo addirittura prima d'arrivo. Prima io e Vito. Siamo addirittura d'arrivo. Okay. Abbiamo un ultimo messaggio vocale, un ultimo saluto. No, questo è di chiusura. Basta. Vi voglio bene, io vi saluto. Sto andando a caccia di suore, mi raccomando. Perché Ciccio sta a San Giovanni Rotondo. Sì, giustamente. E Vito, è il nostro Vitos. Perché lui è il Vitos. Mi raccomando, Ciccio, con le suore. Si sente la S. Soprattutto con la missionaria. Comunque, questo brano l'ho selezionato io. Vi piace? Sì, no. Bellissimo. Sì, ditemi. Bellissimo. Ognuno microfono su. Bellissimo. Ditemi un po', vi piace questa Pushing On? Fantastico. Quando si parla di pushing è sempre più bello. Questa è Pushing On, era Jimmy Jules. Jules, come si legge? Giovanni Menassi. No, allora ripetiamo. Questa era. La leggiamo tipo l'alieno di avanti un altro. Oliver S di dollaro con Jimmy Jules con Pushing On. Che vuol dire Pushing On, Shape? Spingilo sopra. Pushing On. Spingendolo sopra. Bravo, perché c'è Ling che è il gerundio. Ling proprio. Ling. Attenzione. È la forma gerundiale. Gerundiando. Bravo, capisci? Mi fai paura a volte, Danny. Sì, ma io faccio. Guarda che Danny sembra stupido, ma in realtà lo è. Comunque. Non s'aspettavo, dai. Voglio capire questo accostamento blu e blu perché? Chi? Cioè, mi metto in mezzo, facciamo Inter. Non ma perché lui è un greggio, c'è solo quelle di robe. Io mi vesto così casual. Casual? Sì. Cioè, vai nei negozi. No, è un casual che mi vesto. Cioè, di solito vengo nudo. Danny, scusami, hai rotto il casual adesso. Per favore, okay. Basta. Parliamo di cose serie, ovvero della chiusura. Questi sono cashmere, capito? Ma hai cashmere? Sì, sono cashmere. Fatti casual tuoi. Allora, va bene. Ragazzi, siamo in chiusura, quindi dobbiamo ringraziare tutti gli ascoltatori, cioè quell'ascoltatore che ci ha ascoltato, ma proprio per farci un favore, perché sicuramente tutti quanti sono andati a Radio Maria a fare un rave, ma nel frattempo io ringrazio anche Vito e soprattutto Ciccio che ci hanno fatto il supporto aereo,
visto che non ci sono qui con noi. C'è la mitraglietta. Ringrazio la seconda regia, o meglio, forse la prima regia, sì, di questo programma. Ringraziamo colui che è venuto direttamente dai quarti di Sus. Da quarto Giaro, praticamente. Dai quarti di Sus per farci da regista. Da regista, grazie. E soprattutto ricordiamo il suo programma, la Time Machine, che a breve. La macchina del tempo. È già attiva, però a breve avremo anche la sua presenza, credo, no? Nel suo programma. No. Ogni mercoledì. No, guarda che lui è venuto stamattina solo per farci la regia ai 3x3. Adesso va via, ritorna perché passerà da San Giovanni Rotondo, poi ritornerà al nord. E vi saluto con una domanda: 3x3 fa 20. Bravissimo. 3x3? 20. Ah, capito. E tu che te lo volevi sposare? Vabbè, no, parlo ovviamente dall'altra parte del vetro. Ovviamente parlavo con... Va bene, l'otto sei. Sì, ringraziamo come al solito chi ci ha ascoltato, spero nessuno, come chi ci ha sopportato. Sopra il suo palazzo, grazie. Mister Ciccio è il prefissore che ci ascoltano da San Giovanni Rotondo, sì. Mister Luis in regia. Ma soprattutto grazie a me, perché se io non ci fossi, ritirati, sarei da inventare. Giusto? Raffi? No. No? No, no. No, lui ormai chatta lì con la sua pennichella Love. Che cos'è? Un sito di incontri? Questo programma lo facciamo io. Ok, ci rivediamo, ci risentiamo e ci riaggiorniamo a venerdì. A venerdì 14, se non erro. Beh, già un numero più bello 14, perché qua col 17 Halloween. Sì, chissà cosa capiterà. Spero che Raffi MC venga un pochettino più invogliato. Spero che io ritorni dall'altra parte della regia, perché qui proprio non mi ci trovo. Io non posso fare lo spec. Mamma non vuole che faccia lo spec. Lo specker. Fai la coppata direttamente. Sì. E lui di coppate se ne intende. Attenzione. Ok. Quando prendi la coppa. Quindi. Sì. Quindi ringraziamo tutti gli ascoltatori, ringraziamo la parte tecnica di Radio Futuro, ringraziamo anche i nostri ospiti, Maria che è venuta apposta per ascoltare, cioè pensa che figuraccio mi avete fatto fare. E così sia. E così sia. No, dico e così sia, è la prossima song che vi lasceremo. Direttamente da Foggia. Lei è Sia, quindi noi vi abbandoniamo, no vi abbandoniamo, vi lasciamo con un'altra song. E vi ricordiamo l'appuntamento a venerdì prossimo dalle 18.30 alle 20.30. Spero che vi scordiate, quindi vi lasciamo con Sia. Con Chandelier, un bacio a tutti. Ciao.